Eccomi qua, perché F? Ciao Ned, come va? F cosa? Allora, ho letteralmente finito tipo 2 minuti prima o 1 minuto prima di iniziare la live. Mi sono fatta, non so, 20 piani di tartaro, non finiva più. Con annessa Porta della Monade al 143° piano con tre mini boss di fila, mamma mia. Perché premo un tasto? Ok. Intanto carico. Bevo pure perché ho sete. Allora, bottino. Ho trovato nuove persona. Ho salvato i tre tizi che si erano persi dentro Tartaro, uno dei quali era Bunkchi, il marito della coppia di anziani che andiamo a trovare nella libreria. Se non avessi salvato nel piano 120 Bunkchi, basta, il social link sarebbe finito, fondamentalmente, perché se non lo salvi, addio, addio, addio. E poi cosa ho fatto? Niente, ho livellato un po', per forza di cose, non cercando di farlo, semplicemente scalando la torre e basta. Ho fatto qualche missione di lei, anche quelle senza cercare di farle, così a caso, e poi ho trovato il vecchio testo, un vecchio testo, un'altra parte del vecchio testo e la parte numero uno di quelle memorie strane. Quindi non erano indietro, erano avanti, stranamente. Sono state in ordine la 2 e la 3 e adesso ho trovato la 1. Strano, ma ok, allora sono a posto. Non c'era roba indietro. Soldi, sì, 544.000. Direi che posso andare via. Sono arrivata chiaramente ad un altro piano limite, quindi oltre il 144 non posso andare. Perciò mi fermo qui e andiamo avanti. Perciò oggi vado a prendermi i premioni dal mio amico poliziotto perché me li merito per tutti questi salvataggi. Ho ricevuto dei messaggi. No. Mi spiace, amici. Tra l'altro, adesso volevo finire l'eremita, la finita sociale dell'eremita. Però non so se ho l'arcano. Vabbè, adesso vediamo. Oggi è l'equinozio d'autunno, non si va a scuola. Oggi si terrà un festival cinematografico di un giorno. Forse dovrò invitare qualcuno del dormitorio a venirci con me. Oppure no. Allora, persona, abbiamo detto eremita. No, ce l'ho. Che culo. Prima però andiamo un secondo dal poliziotto a prendere il premione per i salvataggi. E anche a vendere i materiali che abbiamo trovato nel tartaro. Per qualche motivo abbiamo ricevuto delle bambole misteriose. Voi ne sapete niente? Dalla faccia direi di sì. Prendetele voi. Ah, gli homunculus, sempre graditi. C'è ancora dell'altro. L'altro giorno hanno trovato la studentessa scomparsa, l'ho interrogata. Ma le risposte non avevano senso. Ha detto che dei ragazzi l'hanno salvata da una cosa scura. Ha lasciato una ricompensa, ecco a voi. C'è ancora dell'altro. L'altro giorno hanno trovato una persona scomparsa, ci ha lasciato una bella somma. Pare fosse il presidente di un'azienda. Per essere uno così importante non si faceva notare molto. Comunque la polizia non può accettare soldi, prendeteli voi. Volentieri. 100.000 yen! Benissimo. Non ho molto, ma dovresti riuscire a trovare ciò che ti serve. Bla bla bla. Ok, vendiamo. Madonna, sono passata da 500.000 a quasi 1 milione di yen. Però siamo in ristrettezza e non compriamo niente. Mi spiace. Ciao poliziotto, addio poliziotto. Quindi premioni presi. Materiali venduti. Direi che andiamo nella nostra cameretta a finire l'affinità sociale con Maya. Perché sì. Se dovessi spiegare questo gioco ad una persona, probabilmente
persona che non ha mai giocato, come lo descriveresti? Perché vedo sempre cose diverse ogni volta. Allora, Persona è un, attento, gioco di ruolo giapponese. Slash. Aspetta, gioco di ruolo giapponese con tantissima narrativa e delle parti che possono ricordare quasi le visual novel perché ci sono tanti dialoghi. Con una componente, nello specifico di questo, dungeon crawler. Quindi c'è questa grande torre che tu puoi scalare la notte, ok? Ed è procedurale in parte, nella quale tu combatti contro i mostri a turni, quindi è molto classico, e in più nella torre trovi, si chiamano persona, questi persona, che puoi utilizzare tu e catturare, diciamo, tra virgolette, in più li puoi fondere, quindi ha questa meccanica un po' alla Pokémon, se vogliamo, dove collezioni questi persona, li utilizzi in battaglia, li puoi fondere per crearne di nuovi più potenti. E poi ha questa componente di gestione, slice of life, dove tu sei uno studente e nel tuo tempo, infatti vedi che c'è sempre il calendario 2309, nel tuo tempo tu puoi fare quello che vuoi, quindi puoi andare a lavorare part time, puoi studiare, puoi andare in sala giochi, hai tante attività, passare il tempo con le persone e i tuoi legami, i legami che hai con le persone, aumentano la forza dei tuoi persona. Quindi ogni persona ha legato un arcano, perché i persona hanno gli arcani, come gli arcani dei tarocchi, no? E ad ogni personaggio con cui tu fai amicizia è legato un arcano, e più è grande la tua amicizia con il personaggio, più quando vai a fondere persona di quell'arcano sono potenti, fondamentalmente. È tutto questo giro di gameplay qua, quindi parti in cui tu sei a scuola e fai la tua vita da studente, parti in cui esplori questo dungeon e ti gestisci la tua vita. Fondamentalmente è questo qua. Per esempio, oggi mi ha specificato che io non devo andare a scuola perché è un giorno di festa e quindi io ho la scelta di fare tutto quello che voglio. Quello che farò è giocare al PC perché ho un'affinità sociale giocando al PC che vado a portare al rango massimo, che è il 10. E questo va a mio vantaggio, perché quando fonderò persone dell'arcano di questo personaggio, che è l'eremita, avrò il bonus massimo di esperienza. Spero si sia capito, Ned, non so se sono stata chiara, però questo è. Comunque, fondamentalmente è un gioco di ruolo giapponese, un JRPG. Se ti piace il genere, te lo consiglio, ma non ti consiglio questo, Persona 3. Ti consiglio, vabbè, se inizi da zero, forse Persona 5 è quello più approcciabile, soprattutto dal punto di vista del gameplay, perché hai dungeon molto belli, il gameplay è il migliore della serie. Però secondo me, come storia personaggi, il 4 è migliore, ma essendo vecchio sente un po' il peso degli anni. Questo qui è un remake, questo Persona 3 è un remake, perché Persona 3 chiaramente è ancora più vecchio di Persona 4. Quindi, se ti devo dare un consiglio, se vuoi provare un Persona, prova Persona 5 Royal e vedrai che ti piacerà. Ti è molto nuovo? Ma come sei messo tu con i JRPG? Ti piacciono? Tipo Final Fantasy, Tales of, Dragon Quest? O proprio non zero? Sono nel dungeon Shinagawa. Maya non è nell'area. Leonida, 80 stream consecutive, lore. A me piace Kingdom Hearts e vecchi Pokémon, ok? Quindi non ti dispiacciono i giochi a turni, perché Pokémon è a turni, no? A me, per esempio, non piace Pokémon. Kingdom Hearts mi piace. Ho giocato però purtroppo solo 3 Kingdom Hearts, l'1, il 2 e Birth by Sleep, ma ho da parte la collection con tutti e prima o poi voglio recuperarmeli, perché anche a me piace Kingdom Hearts. Come va, Leonida? Una luce misteriosa avvolge Tatsuya, Shinagawa. Un cielo grigio si estende a perdita d'occhio.
Dinanzi a me si estende una landa desolata. Maya sta fissando l'orizzonte. Ti ho visto loggare e ti ho portato qui con la magia, scusa. Dovrei scusarmi. Non preoccuparti. Tra l'altro, se sei se ti piacciono i Pokémon, con questo penso che ci vai a nozze, perché il sistema di combattimento è proprio basato sulla collezione dei persona, sulla fusione di persona sempre più potenti e sull'usare le debolezze giuste contro i nemici. Cioè, i tuoi persona hanno delle debolezze che i nemici possono sfruttare per avere turni extra, ma tu hai delle persona con determinate caratteristiche che puoi sfruttare a tuo vantaggio colpendo le debolezze nemiche e avendo un turno extra, ok? Quindi Pokémon, anche quello funziona così con le mosse super efficaci, no? Perché anche se non mi piace, lo conosco. Quindi potrebbe davvero essere una cosa interessante per te. Maya sembra un po' sollevata. Ricordi che ho detto che avrei mandato la chat agli admin? Non penso che lo farò. È per questo che ti dispiace? Devo solo provarlo, mi preoccupa solo la storia, non ho una pazienza enorme. Purtroppo qui non è come Pokémon, cioè qui la storia è tanta, è presente, soprattutto Persona 5 è molto lungo. È molto lungo, parliamo di più di 100 ore, solo storia, è molto molto lunga. Persona 4 è un po' più corto, questo qui, sai che non so se questo è più lungo del 4, forse no, di questo probabilmente inganna il dungeon perché ha questo unico dungeon lunghissimo, però comunque sono giochi lunghi. Più lungo del 4 alla faccia, il 5 sì, Leonida, il 5 è lunghissimo, il 5 sono più di 100 ore solo di storia, e solo di storia, non sto dicendo cose extra. E tra l'altro il 5 Royal è ancora più lungo del 5 normale, perché il 5 Royal, come il 4 Golden, è una riedizione del 5 base, quindi contiene un tot di tempo in più. Come nel 4 c'era tutta la parte della gita sulla neve, nel 5 c'è tutta una parte aggiunta, quindi va a durare ancora, ancora di più. Però diciamo che il 5 non ha i dungeon così noiosi, il 5 ha proprio i dungeon strutturati. C'è anche nel 5 una parte di dungeon procedurale che si chiama Memento, però è diciamo una parte in più quella lì. I dungeon normali sono dungeon con gli enigmi, sono dungeon con un tot di piani, tra l'altro molto ben congegnati, sono fatti proprio bene. Cos'ha che è nervosa per un altro motivo? Maya sembra nervosa. Muove i piedi nella sabbia, irrequieta. Ho riletto la chat e non mi è piaciuto cosa ho visto. Che razza di persona gioca un MMO per sparlare dei suoi colleghi? Non avresti dovuto ascoltarmi mentre lo facevo, scusami. Che insegnante del cavolo, eh? So che così sembra una codarda, ma sto pensando di mollare il gioco. Non penso che ti rivedrò. Così all'improvviso? Sì, scusa, non sono mai stata brava in queste cose. Maya sembra triste. Dato che nessuno mi vede in faccia su internet, ho detto delle cattiverie. Per cui devo guardarmi allo specchio e darmi da fare. Certo, non avrei mai capito senza il tuo aiuto. Pazzia mi ha insegnato a riflettere anche quando sono sola. Maya si fida molto di me. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Ah. Rango massimo, l'inconfondibile suono celestiale. Nanji wa ware. Ecco, la cosa interessante è che quando tu raggiungi il rango massimo con un'affinità sociale, quindi con un arcano, in questo caso dell'eremita,
ti dà la possibilità di fondere il persona più potente di quell'arcano. Quindi io adesso ho massimizzato l'eremita, potrò fondere il persona più forte dell'eremita. Ecco qua, voilà, rango 10. Eccolo qua, ora puoi fondere Arahabaki, il dio aborigeno. Beh, devo andare. Ho scritto qualcosa nella sabbia per te. Guarda a terra dopo che ho sloggato, ok? Hashtag fango massimo. Mi vergogno un po', ma mi sono impegnata tanto. Se metti lo screen sul telefono sarà tuo per sempre. Non piango nemmeno coi film romantici, ma stasera avrò gli occhi rossi. Ricorda, pensa positivo. Ciao, Taz. Grazie di tutto. La giocatrice Maya si è scollegata. Ho controllato la zona in cui si trovava Maya. C'è un messaggio scritto sulla sabbia. Leggi verso giù, io ti amo. La la, addirittura. Ho mandato lo screenshot al mio telefono. Dopo aver ripensato per un momento ai ricordi con Maya, mi scollego dal gioco, pardon. Abbiamo un'altra vittima del nostro protagonista. Innamorata anche lei. Oh, non pensavo che fossi già qui. Come vedi, sono passato per una breve visita. Ah, stasera ci degna della sua presenza? Welcome back. Va bene. Per la gioia di Leonida, portiamo a spasso Coromano. Allo sguardo supplichevole, sembra voglia andare a fare una passeggiata. Alaga, che può venire con noi stasera? Andiamo insieme, sì, perché no? Va bene, Ned, grazie mille di essere passato. Buon pomeriggio anche a te. Ecco, abbiamo fatto preoccupare il cane. Questa è una novità. Shinjiro che fa la predica a noi? Akimo Kirijo. Vabbè, mi sono preso solo un raffreddore. Quante scene. Oh, modottekita na. Tak, matta anna mon hirotte kiyagatte. Incenso della fortuna. Bravo, bravo, Koromaru. Hara hette no ka? Shouga ne. Kaettara nani ka tsukutte yaru yo. Buongiorno Ichigo-kun. Ora che il tifone è passato sembra proprio autunno. Spero che gli scontri finiscano prima dell'inverno. Non ne sono sicuro. Neanch'io, ma voglio credere che accadrà. La prof waifu, è da un po' che non la vedevamo, la Onishi. Oggi moltissime persone si preoccupano per lo stress. Che ci crediate o no, piangere riduce lo stress. Le lacrime lavano via la tensione. A differenza di quanto accade con il denaro, accumulare lo stress non porta vantaggi. Quando la vita vi maltratta, aprite i rubinetti. Tra l'altro, e potreste averlo già scoperto, a volte si definiscono da mal di testa le situazioni stressanti. In effetti lo stress può provocare fenomeni di questo tipo. Ho sonno. Chiudo gli occhi per qualche minuto? No. Non mi sa che quella ti stressa di più. L'emicrania è probabilmente il problema più diffuso. Alcune persone sono più portate a soffrirne a causa delle proprie abitudini. Ci sono anche i mal di testa da tensione e sono particolarmente brutali. Si scatenano quando i muscoli della testa si contraggono a causa del sovraccarico di stress. Ecco perché è importante non accumulare lo stress.
Forza, sedetevi. Questo pomeriggio non ci saranno lezioni. Oh là là. Niente baldoria. Ma scusa, il festival culturale manco l'abbiamo fatto. Non ci ha fornito una soluzione, non accumulare lo stress. Ci ha detto di piangere. Ha detto se accumulate stress piangete, perché piangere fa scaricare lo stress. Il rientro pomeridiano è stato cancellato per consentirci di disfare i preparativi del festival. Cioè li disfiamo senza averlo fatto. ここって写真部の展示か。 あ、 お前写ってるぜ。 バッチリ。 Oh, chi è che mi ha fotografato? E nanka kono 1 no yatsu. Kini yakesugi ja ne? Soitsu wa hayase tsutte, bakemon mitai ni tsuei nda. Ma, yukuyuku wa ore ga kotenpan ni shite yaru kedo na. Abbronzato, il che è strano perché i giapponesi non si vogliono abbronzare. Oshaberi mo ii kedo, demo issho ni ugokashite ne. Hi ga kure chou yo. Arrivata la vostra feste. Takeba. Non è che a caso piace Yukatanga? Aegis, io non direi questa cosa davanti agli sconosciuti. Oh, thank you, thank you. Ad un tratto mi manca la stagione estiva, ma sono lontano dall'essere in forma, quindi no. C'è un conflitto. Aegis già pronta ad estrarre il trapano. Ma sei fidanzato? もうちょい詳しく。ま。だから、早いとこ終わらせて戻るよ。ごめんなさい、ゆかりっち。もうすぐぶち切れ侍なんだから。聞こえてる。本当バカじゃないの。てか、バカじゃないの? なんですかね。このデジャブ。しょうがねえ。資材置き場は後でまた行ってくるか。にしてもさ、さすがに中止は残念っつうか。いろいろ企画あったのにな。お笑いライブとかさ。あれ、飛び入りもありっていうから出るつもりだったんだけどな。 マジかよ。誰と?お前と。へえ。って俺かよ。どんな無茶ぶりだよ。嘘嘘。宮本と。
え、俺？絶対に断る。冗談ですって。傷つくな。じゃあ、お前と。Neanche per sogno. Nanda yo omae made. Ichiyaku star ni noshi agaro yo. Tsumanne no. Ricordati di me quando diventerai famosa. Ciao. Abbiamo finito di pulire senza problemi. Bene, bene. Dov'è la divina? No, non lei. Piano terra? Eccola qua. Oh, eccoti qui. Com'è andata? Ma è... Ho consegnato il modulo per estendere l'assenza di Aragaki. Ho capito, come pensavo. È testardo, questo non si può negare. Ma se questa è la sua scelta, non possiamo farci niente. Scusa se ti ho fatto correre avanti e indietro. Ma grazie a te, finalmente posso metterci una pietra sopra. Apprezzo il tuo aiuto. Dimmi che succede. Dopo tutto ciò che hai fatto, ti meriti una spiegazione? Ma non qui, vieni con me nell'aula del consiglio studentesco, non ci vorrà molto? Kimitachi-ga-kuru-mai-no-ware-ware-ni-tsuite 話したことはなかったな。特別課外活動部は実質3人でスタートした。La Divina, assolutamente。中等部の時に私が秋彦を誘い、その後を追うように新垣も入部したんだ。Quindi all'inizio erano solo in tre e quando erano alle medie ha invitato Akihiko ad unirsi e poi è arrivato Aragaki。何もかも。今以上に手探りだった。Ma guardali come erano giovani! みんなまだ幼く未熟で。Ciao Melissa! Come stai? タルタラスへと赴いたところで、入り口付近をうろつくのが精一杯。今のように本格的な探索など、夢のまた夢だった。それでも部の雰囲気は悪くなかった。よしとべえね、グラッツェ。同い年の者だけの気安さもあり、厳しくも充実した時間だったよ。ああ、すまない。現状に不満があるわけじゃないんだ。影時間を消す方法もわかった。戦力も整い、今の方がずっと前進している。C'è del gossip, ho saputo. Su Giunbeppe? ただ、屋久島での話に、新垣の復帰。嫌が応でも、当時を思い出す。だから、復学の件は、私の個人的な。解雇の情に過ぎないのかもしれない。Perché è così cruciale che frequenti? Ah, それは。Con la streghetta? Sì, però non è che si è visto qualcosa. Semplicemente lei è contenta che lo vada a trovare. Che Junpei la vada a trovare, pardon. Dare mo kakeru koto naku. Kanarazu 3 nin de sotsugyō shiyou. Ah, quindi si sono promessi che si sarebbero diplomati assieme, per quello lei insiste così tanto, perché vuole che mantenga la promessa? Ano koro kara Akihiko wa mucha o suru yatsu datta kara na. Inochi gake no tatakai de aru koto o wasureru na to, Aragaki ga iidashita nda. もちろん言い方は愛想のかけらもないものだったが、
Ah sì, per Junpei è una roba fuori dal mondo. Non l'avrà mai vissuta.彼らしいといえばそうかもしれない。君はよく見ているな。部を離れてからの新垣はあまりに自発的になっているように見える。まるで自分の身を犠牲にすることを望んでいるかのような。だからあの約束と一緒に少しでも自らを顧みてくれたらと思ってな。Esatto, è un miracolo divino, non si sa come sia potuto succedere che abbia catturato l'interesse di Chidori. Ma come, povero Junpei? Sore ga kimi ni fukugaku todoke o takushita riyū da. Saigo no nozomi datta ga shikata ga nai. E già, perché questo per loro è il terzo anno, quindi l'anno del diploma. Se lui non rientra, ok, non viene espulso, però non si diploma con loro. A quanto sembra, Mitsuru e Sanada sperano proprio che Aragaki torni a scuola. Dovrei riflettere bene se consegnare questa busta o no. どうした？Aspetta un attimo。な、ああ。それは構わないが、書類の不備か？君がそう言うなら任せよう。新垣にもよろしく伝えてくれ。Ho preso il modulo d'estensione del periodo d'assenza e sono uscito dall'aula del consiglio studentesco. Forse dovrei cercare Aragaki e farlo tornare sulla sua scelta. Perché povero, alla fine ha combinato, Leon. Siamo solo un po' stupite, ma siamo contente per lui. Lanciamo pacchi di riso interi in pieno volto. Esatto. Bene, mamma, adesso lasciaci andare, assolutamente. Oh, il mantesso non c'è. È il momento di Chihiro. Ah, freschezza. Aspetta un secondo. Giustizia? Per carità, l'equipaggio, perché non mi fido. Gli sta bene. Quindi è pronta per comprare i suoi libri? Secondo me li hanno comprati. Io ve lo dico. Per me li hanno comprati. Matteo! Oshimi! Ego no tsuika gyozai no kane! 俺らのクラスだ。まだだってよ。さっき職員室でさ、質問詰め食らっちゃって。あの、お金なら竹之塚先生が職員室にいらした時に渡しておいたけど。集金したお金の管理って伏見さんが頼まれてたじゃん。 それって最後にお金見たの伏見さんってことだよね。ええ、だから。でも先生はまだって言ってんぞ。伏見がやらかしてんじゃねえの。Se passavo io non li trovava più. Io sono una di quelle che va a cercare gli angoli sperduti degli scaffali della fumetteria. Il mantesso dice che il fumettaro mi odia. Ma infatti, secondo me, come ho già detto l'altra volta che è successa sta cosa, doveva farsi rimettere da parte. Così passava la paura. Povero, perché alla fine è l'unico con un po' di verba, a differenza degli altri, tutti musi lunghi. E gli altri sono interessati ad altre cose. Ano, 私は
かに渡しました。記憶違いとかじゃありません。何か行き違いがあるんじゃ。何でもいいけど、後のことは頼んだぜ。大金預かってテンション上がったんだろ。騒ぎになる前に何とかしとけよ。ma che carina quell'emote! È Jigglypuff? No, non è Jigglypuff, è quell'altro. No, non so come si chiama, ma è tipo un'evoluzione di Jigglypuff. Damattoite arukara. Matteo! Ima no iikata te. Ano hito tachi. Una volta che un individuo di sesso maschile vede una femmina come Chidori, il resto smette di esistere. Dipende se ti piace il tipo. Non ricordo di aver ricevuto soldi da te, Chihiro, mi dispiace. Arrangiati con gli altri, poraccia. Ma di chi sono ste moto? Ma c'hai Pokémon? Ah, eccolo lì, Jigglypuff! Arrabbiato! Sono bellissime. C'è anche Gengar. Pikachu. Basta, sono finiti i nomi dei Pokémon che conosco. Dobbiamo fare qualcosa, oh. Faccio fatica a considerarlo uomo, una cui non piace Chidori. Magari ad altri piacciono le donne più mature. Dall'aspetto più mature. Senpai, watashi, dou shitara? Forse è fino, infatti stavo per dire, forse è, ma i gusti sono gusti, ma fino ad un certo punto, ecco. Dov'è? Dov'è? Luca! Eccola qua. T9 espansione o dominio, errore incommensurabile.
しようか。Niente, il T9 è proprio... oggi è... al massimo del suo potenziale. Sento la gente che parla, sono tornate le due fidanzate degli altri tizi. È una mia impressione, ultimamente i casi delle persone svenute sono aumentati. Sono di nuovo dappertutto sui notiziari, tutta la situazione mi mette a disagio. E se iniziassero ad accadere in tutto il mondo? Ehi, non dire così! Il numero delle persone prive di sensi sta aumentando di nuovo. Classico. Ci stiamo avvicinando alla luna piena. Allora. In questo gioco c'è puzza di wifi ovunque, sì. Allora. Ti pareva se non avevo il mago? Pensando a chi mandare a casa. Per ora va bene così. Persino Yuka mi piace, ma mi piacciono tutte. Strano. Strano. Strano che ti piacciono tutte. Quelle ha capelli che sono troppo capelli, quelle troppo alta, quelle troppo bassa, quella agli occhi troppo occhi, le orecchie troppo orecchie, come dire leoni, questi sono gusti, ma fino ad un certo punto, ecco. Subarashii. Tanoshimi ni shite orimasu. Irai wo ukete itadakemasu ka? Possiamo anche uscire con lei, mi sa. Allora, un momento. Prima prendiamo il Mako. Danir, lo spesso sono deludenti. In fissa coi tomboy? A sé? Allora, abbiamo detto Mako. Non impazzire, eh? Non impazzire, eh? Beh, prendiamo Jack Frost. Perché in Veneto? Darei una salvatina. Qua su. Gokigenyo. お待ちしておりました。ここが寺院によく似た施設、神社ですね。 Pullano dappertutto tranne che dalle tue parti a sentire quello che dici, ma infatti, come si dice, l'erba del giardino del giardino degli altri, del vicino, no, è del vicino, è sempre più verde. Ecco. Tashikani、シャドウなどとはまた違った神秘的で 新たかな気配がいたします。ではこちらの様式にのっとりまして、まずは参拝をいたしましょう。Alla faccia, lei come solito, i milioni. こちらの住人でない私にもご利益が訪れますでしょうか? Vuoi anche tu questi guanti? Sembrano i guanti quelli per lavare i piatti. Per lavare i piatti. Vabbè. 考えてみると、この賽銭という仕組みは噴水のそれとよく似ておりますね。そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットがある。
No, non aveva un tipo un portafoglio. Mi sembrava che avesse un portamonete in mano. Stava versando dal portamonete. O sono io che ho sognato? Ho avuto un'allucinazione. Vi prego, ditemi di no. Io ho visto un portamonete. Se volete streamo Tinder dal cielo, vi può vedere. Sì, ma Tinder non è tutta la tua regione, comunque. Sembrava ci sono dalla mano. No, ti giuro, io ho visto portafoglio, portamonete. Magari sono pazza. Boh. Niente, Leonida costantemente boicottato dal suo T9. Coincidenze? Però mi si è fissato non so che pieno di ragazze, di belle ragazze in giro. Tinder dovrebbe contenere il meglio sulla base di che cosa, scusa? Perché dovrebbe proprio contenere il meglio? Il meglio del materiale femminile, a quanto pare, tutto dentro Tinder. Intanto Elizabeth spende milioni.先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。これは確かこちらが滑り台で、こちらがジャングルジム。誠の神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと寛大で本質に満ちた姿勢でしょう。 Siamo sicuri che non abbia i guanti magici? No. Cosa c'entra che è un'app di dating? Di solito cosa? Non è detto che tutti al mondo utilizzino un'app di dating. Anzi, credo che se una è gnocca non ha bisogno di un'app di dating, perché viene costantemente, credo, accalappiata? Non so come dire. Cioè attira naturalmente, non credo abbia bisogno di un'app di dating. No. Cioè poi non me ne intendo, boh. Si presume che se che ti metti su un'app del genere dovresti essere quantomeno passabile. Ma non credo proprio, anzi, secondo me è l'inverso. Però vabbè. Poi bisogna vedere cosa vuol dire per te passabile, perché te hai gusti talmente complicati che non lo so cosa vuol dire passabile. Cioè, ma è venuta giù coi piedi. Ma è un fenomeno. Senti che filosofa. Ascolta le parole di Elisabetta, Leonida. Per conquistare la felicità si deve prima scalare la vetta. Capito? Capito? Te lo dice anche Elisabetta. Elisabetta che fa rima con vetta. Elisabetta. Vedi, questa attrezzatura impartisce un'importante lezione su come funziona il mondo. Forse dovresti andare anche tu, Leonida, a scendere dagli scivoli, salire e scendere dagli scivoli coi piedi. Beh, truccati, non lo so, ora non ho dei dati alla mano, ma credo siano tante le donne che si truccano. Cioè, anzi, credo che la maggior parte delle donne si trucchino. Voglio dire, si truccano anche gli uomini, quindi perché no? Guarda Elisabetta,
Lo scivolo funziona che ci sali, poi ti siedi e scivoli. Basta, è semplice. Ma dove sei infilata? Vabbè. これはバランスが、なんと難しい。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。私、実は近頃思うのですが、私がこちらの世界を楽しく感じるのは Tipo come si comporta Elisabetta? Quindi una matta? In realtà non è una matta, è una che non conosce il mondo fondamentalmente. Quindi ti serve una persona che guardi il mondo con gli occhi di un bambino che scopre le cose per la prima volta. Ho trovato la donna ideale di Leonida. Tomoare, masuwa watakushi domo no heya ni tetsubou nado oite itadakenai ka to aruji ni kake o shozon de gozaimasu. Yoroshikereba mata itsuka go issho sasete itadakitaku zonjimasu. Non va sull'altalena? No. No. Subiritai wo wan mo onegai shitaku. Sekkaku desu node futari nori nado ikaga desu ka? Sgancia. Brava. Ok. Ma no, grazie. Alla mia età senza Tinder possibilità di conoscere gente zero. Se è alla tua età, mo, sembra che c'ha 80 anni. A me piace, il mantasso ha sempre un po' paura quando ci salgo. Provo a fare finta di niente, ma si scaga un po'. Ma l'altalena, intendi? Anche a me piace l'altalena. Se ricordi che skippando l'università mi sono perso mille opportunità. Puoi uscire e mica stare rinchiuso in casa, esatto. Cioè, è più difficile, forse devi crearti un giro di amicizie, per cui frequenti posti e vedi gente. Se stai a casa, è ovvio che le occasioni non ci sono. Andrò l'altalena fin da piccola. Anche a me è sempre piaciuta. Sai quali mi piacciono anche? Quelle dove... quelle tipo rotonde, grosse, no? Che c'è questa altalenona dove ti puoi mettere anche in due o tre. E sono gigantesche. Quelle lì mi piacciono un sacco. Ce l'avevo praticamente nel parco davanti a scuola. Davanti al mio liceo c'era questo parchetto e c'erano queste altalene giganti tonde. Sì, delle specie di ceste sono. Dov'è che... qua. Non lo vedevo. Vuole andare da Wildjack Burger. Me lo mangerei anche io un pagnazzo. Sentiamo che problemi ha con la fidanzata. È stato mollato dalla prof? Cos'è successo? Mi pentirò di averlo chiesto.
聞いてくれるか。もうこんなとこで食事ないかもしんねえな。え、アデルチュール。実はさ、悩みがあんだよね、俺。Mi diverto ancora adesso al parchetto. Con il mantesto ci facciamo i giri su quella che ruota. Facciamo a gara chi cade prima. Ma sai che io è una vita che non vado al parco. Ma proprio un sacco. Vabbè, perché non esco da più di tanto io in realtà, quindi non ho occasione. Emily no hea ni atta zashi. Nan da to omou? Sposella 2000, questa mi piace, mi piace, è bellissima. No, no, no. Non devo capire. Yappa sugge na omae. Parlando seriamente, il fatto di uscire è un po' aleatorio. Non è che se vedi dei tipi al bar, ad esempio, ci puoi sedere e provarci così a caso. No, infatti ti ho detto che dovresti crearti un giro di amicizie, per cui magari da cose nasce cose, da cosa nasce cosa. Cioè, è ovvio che non è facile, prendi, esci, ti siedi al tavolo di una, non funziona così. È tutto una un giro di cose. No, infatti ho detto che bisogna avere un giro di amicizie. Ma non lo so, non lo so se funzionava negli anni 80. Non lo so. Perché ricordati che non c'erano le app, non c'erano le app di dating, questo è vero, ma c'erano tipo gli annunci. C'erano gli annunci tipo di gente che cercava donne e uomini, c'erano gli annunci. Comunque, non so se sulle riviste forse, però c'era e c'erano le agenzie anche, credo matrimoniali forse si chiamavano, però c'erano altri metodi in passato, che non sono questi moderni delle app. Solo detto che si esce boom, è fatta, però almeno conosci gente e ti crea un giro, di sicuro stando chiuso in casa è impossibile, anche perché poi su Tinder, che ne sa di chi sta conoscendo, lì non è, non credo sia solo Tinder, Melissa, ma in generale su internet non sai mai, cioè puoi trovare veramente la persona tranquillissima e puoi trovare la fregatura, non è, cioè non penso che sia legato nello specifico a Tinder, è una problematica proprio di conoscere persone su internet. In generale, che sia Tinder, che sia un sito, che sia un social, che sia qualsiasi cosa. Questo vale per tutti i tipi, cioè non solo a livello amoroso, proprio anche a livello di amicizia. Cioè. Sì, 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 esatto. Sì, sì. Ore, sore, mite, sa. Iroiro, kangai, chatte. Anche con le amicizie così, io sono socievolissimo, ma non è che ti schiocchi le dita e ti crei un giro, cosa faccio? Stalker una comitiva finché non mi accettano, tipo le Iene, certo, devi stalkerare, no, scherzo. Non so cosa dire. Ore, kimetayo, koko sotsugyo shitara sugu, Emily to kekkon suru. Cioè tendenzialmente le comitive sono roba più da persone più piccole, ecco. Quando vai a scuola può capitare che hai la comitiva, quando sei più grande questa cosa qua è un po' più difficile, ovviamente. Tante delle amicizie che poi magari durano, può essere sì, può essere di no, perché nel mio caso io dal liceo non mi sono portata nessuno. Tante delle amicizie che possono andare avanti nel tempo magari sono nate tra i banchi di scuola. Ti dico che anche tipo al lavoro è difficile anche lì secondo me, perché sì, per esempio io avevo fatto amicizie tra virgolette al lavoro, però anche lì sono sempre più colleghi, cambi lavoro, non è detto che il rapporto rimanga, è un po', non so. E poi più che altro non è proprio facile anche trovare persone per uscire, alla fine devi condividere gli interessi, giusto? Anche lì non è facile trovare delle persone che condividono i tuoi interessi, specialmente se i tuoi interessi sono diversi, diciamo, tra virgolette diversi dalle cose più comuni.
Fino ad ora non ti sei creato amicizie, compagni di scuola, colleghi, gente della palestra, nessuno? Direi di no, eh. Io le mie amiche sette me le sono create all'università, quindi ero già grandicella. Sì, ho detto scuola, può essere il liceo, può essere l'università. Anche io l'università non l'ho frequentata, però ho fatto ho fatto il corso di illustrazione poi. E anche lì avevo conosciuto persone, però non ho, anche con quelle io non ho mantenuto granché rapporti. Vabbè, ma Leonida, tu non l'hai finito il liceo, sì? I colleghi che ho avuto sui posti di lavoro che ho frequentato sono troppo dissimili a me. L'avvocato. Al liceo non era molto avvicinabile, ma io in generale sono sempre stata... Non sono mai stata una che si circondava di chissà quante persone, comunque. A me non piacciono le grandi comitive. Non mi piacciono i grandi gruppi di persone, non mi è mai piaciuto. Vivo secondo la regola pochi ma buoni. Pochissimi ma buoni. Non ce la faccio a frequentare gente con cui non mi trovo. Beh, questo penso sia normale, Leonida. Cioè, anche perché non hai nulla. Se non condividi qualcosa, non hai proprio nulla da dirti. Cioè, è difficile comunicare. Non... Omae wa sansei shite kureru na? Io non credo sia un buon piano, Kenji, quello di... Vabbè. Lo vedo convinto, quindi assecondiamolo. Vabbè. Anche le uniche volte che si esce con tanta gente è quando si riunisce la crew del Mantessa al completo con relative e consorti. Sì, io praticamente non ho quasi mai occasione di uscire con tante persone, tranne se vado ad una fiera, se vado a un evento, allora può essere che magari dopo ci scappa la cena. Però non sono situazioni che mi vado a cercare. Non sono cose che mi vado a cercare volentieri, non mi interessa. Anche perché non mi interessa neanche, diciamo, fare nuove amicizie, non ho questa, non sento questa esigenza al momento. Avevo l'aggancio al mondo alternativo di Napoli, ma ormai mi sento fuori luogo pure per quello. Ma perché ti senti fuori luogo? Per quello? Kenji, sei contento lui che si vuole sposare con la prof? Tra l'altro chissà chi è la prof, non sappiamo. Significa che siamo in 12, per carità, non è tanto, ma per me lo è già, sì, anche... Senti, per me più di 2 già è un problema. Allora, la mia preda di oggi è... Tadan! Yukari! Ha degli avanzi per cucinare. Sì, diamole una mano. Arigato. Kyou wa chicken sauté o tsukuru tsumori de zairyou o kattan da kedo... Pollo saltato. Ho voglia di pollo al curry io. Jisui suru toki tte tsui iroiro ome ni junbi shichau nda yo ne. Sono diventato kagakazzi, ma le persone fondamentalmente scocciano dopo 2 minuti. È un po' difficile. Allora, anch'io, nel senso, allora, aspetta che formulo bene. Anche io mi scoccio. È difficile tirarmi fuori di casa. Però magari poi se esco, diciamo che per quella serata ce la posso fare.
Quando torno a casa, però, mi sento completamente prosciugata. Capito? Non so se rendo l'idea. Cioè, proprio... che non riesco a fare niente. Perché ho usato tutte le mie energie, tipo la sera prima, per cercare di dialogare, per cercare di sembrare una persona normale, diciamo. E quindi poi il risultato è che sono proprio... così. Perdo l'entusiasmo con la stessa facilità con cui l'italiano medio perde i capelli. Questo è un problema. Dipende dal sapore. Tu mi sa, Leonida, che sei uno che ha bisogno sempre di nuovi stimoli. Per questo perdi interesse. Perché nel momento in cui non trovi più la roba stimolante, la persona stimolante... no? Sbaglio? Soria oishi ni koshita koto nai kedo, hadoru mechakucha agaru jan. Dendo che faccio fatica a trovare una persona che rispetto come umano, Toriaizu, saki ni ayamattoite mo ii? Ma, tonikaku, eiyō wa tsuku to omou kara, soko wa anshin shite. Watashitachi, karada ga shihon na toko aru jan? Dakara, shokusekatsu mo minaosou kana tte. Ato wa, tsuide ni yaserare tara issekini nichou da kedo, sore wa toriaizu oitaku. Ma se sei magra, come le cose magre, perdere peso? Salata zukuri kara hajimeyou kana? Tomato o kitte kureru? Yasui shi daietto ni mo ii tte kiita kara muneniku o tsukatte mitan da kedo. Chotto, iya, daibu pasapasa shite ta ne. Shikamo sukkoi katakatta shi. Sembra bello dall'aspetto. Chotto shock. Itsumo konna shikkai shinai no ni. Un po' ti capisco, mi piace uscire, invece con il mantesso poi è facile passare una bella serata. Però se mi preannuncia stasera usciamo con Tizio, Caio, poi c'è quello, poi forse becchiamo gli altri, un po' d'ansia mi viene. Poi una volta fuori passa, però c'è tutto quello scarico di tensione a casa che mi rilasso proprio, ecco. Cioè, Leonida invece già ha l'asticella alta. In più ha questa necessità di avere continuamente degli stimoli, se no perde interesse. Immagino che per lui sia difficile, per altri motivi però è sempre difficile. Hashtag di solito. Abbiamo capito, Yukari, fai schifo a cucinare, non c'è nulla di cui vergognarsi. Ci ha dato il pollo avvelenato. Non ti preoccupare, noi non serviamo rancore, ce ne ricorderemo. Mettetevi seduti e iniziamo. Hi, hu, mi, yo, i, mu, na, ya, ko, to, mo, chi, ro, na, chi, ro, na, ne. Di solito questa è la lezione di matematica, giusto? Ma sì, aboliamo la lezione di matematica, chi se ne frega. La prof Miyahara non si sentiva bene, quindi oggi la sostituisco io. Dato che vi aspettavate una lezione di matematica, oggi parleremo di numerologia. La numerologia è un tipo di magia che vede il mondo attraverso un sistema di numeri. In sostanza, chi la pratica converte la materia in numeri. I numeri hanno potere, i numerologi non fanno altro che sfruttarlo. Alcuni dicono che il primo vero numerologo fosse Pitagora. Lo conoscete per il suo teorema, ma in realtà era ben noto anche come studioso delle arti magiche. Insieme ai suoi studenti fondò la cosiddetta scuola pitagorica. Si accorsero che ogni cosa esistente in questo mondo corrisponde a un numero. Consideravano maschili i numeri dispari e femminili quelli pari. Cercarono anche di verificare l'esistenza di numeri sacri e non.
I pitagorici si concentravano sui numeri 1, 2, 3 e 4, perché la loro somma fa 10, che rappresenta la completezza. Questi quattro numeri, i più importanti in assoluto, erano considerati sacri. Sono conosciuti come tetractys. In seguito, altri avrebbero costruito sulle basi numerologiche gettate dai pitagorici. Studi sulla relazione fra nomi e numeri sono stati fatti anche in tempi recenti. Diamo un'occhiata più approfondita, che ne dite? Vi insegnerò un metodo per interpretare il significato del vostro nome. Include anche il secondo nome, mi raccomando. Includete, anzi. Ora convertite ogni lettera in un numero. 1 per la A, 2 per la B e così via. Poi fate la somma di tutti i numeri. Se la lettera ha il numero a due cifre, come per il 14, nel caso della N, prima sommate le due cifre per ottenerne una sola. E io già mi sono rotta, ve lo dico. Continuate a sommare finché non vi rimane un numero tra 1 e 9. Imparando o riflettendo sulle proprietà di quel numero è possibile determinare le caratteristiche della persona in questione. Praticamente il vostro numero rappresenta la vostra personalità generale. Ehi, mi state ascoltando? So che sto dando i numeri, ma non addormentatevi. Ecco una domandina, per vedere se eravate attenti. Se sbagliate i numeri, vi torneranno anche durante il sonno. Vi tormenteranno, pardon. Hi, fu, mi, yo, i, mu, na, ya, ko, to, mo, chi, ro, ra, ne. Chi potrei chiamare? Ichigo, scelgo te. Qual è il nome collettivo dei quattro numeri sacri per la numerologia? Tetractys. Corretto, le tabelle attuariali predicono un futuro felice per te. Dirò qualche altra cosa su numerologia e nomi prima di finire. La numerologia è utile anche per discernere l'interiorità, l'immagine pubblica, il futuro e così via. Convertite le vocali del vostro nome in numeri e poi sommatele in modo da rivelare il vostro io interiore. Poi fate lo stesso con le consonanti per ottenere l'immagine che mostrate agli altri. Tra l'altro queste cose sono interessanti, ma io non farei mai i calcoli. Applicando lo stesso metodo alla vostra data di nascita calcolerete il vostro futuro. Quello è facile, una merda. Assicuratevi di usare il calendario cristiano per questo calcolo. La numerologia permette anche di valutare la propria compatibilità con un'altra persona. Aggiungendo le cifre della vostra data di nascita a quelle dell'altra persona potete... Capito? Lui no, come lui no? Allora, quello lo capisco, è importante avere gli stimoli giusti, non credete? Anche a portare avanti una relazione ci vogliono. La noia è sempre in agguato, sì, questo sì. Per quello dico di essere fortunata ad aver trovato uno come Ale. Poi certo, anche io faccio la mia parte, ma il discorso della noia c'è anche. Anzi, forse soprattutto dopo. Devi avere anche un po' di fortuna a trovare la persona che ti stimola nel modo giusto. Ma adesso fare le sue battute sulla noia, ma anche io sono un po' così. Vabbè, ma credo che tutti, Melissa, dopo un po' della routine, più che... cioè, è la roba della routine. A volte ci vogliono cose che spezzano la routine per mantenere vivo l'interesse. Io sono un maschiaccio, se quello che intendi, ecco. Ti pareva una casa. Mi sono fermata a uno, sì. Parla Edogawa, gli punto un coltello alla gola. E comunque anche se poi arrivi alla relazione, come ha detto Melissa, è più complicato poi anche mantenerla per i motivi sopracitati e non solo. Allora, forza, meno male che ce l'ho, mi stavo già brillando. Dov'è la mia amica Yuko? Eccola qua. Cioè che poi anche se poi tu ti sforzi, no, di mantenere la relazione di qualsiasi tipo sia, questo vale per tutto, sia la relazione amorosa che quella di amicizia, comunque ci vuole uno sforzo sempre da tutte e due le parti, perché entrambe le persone si devono impegnare per mandare avanti la questione, se no naufraga tutto, l'amicizia come l'amore, uguale. Può essere il più grande amore, ma se poi a un certo punto uno dei due non tiene più botta, addio. E viene fuori che alla fine forse quel grande amore non era. Se naufraga. Arigato.
Andiamo a allenare i bambini. E aggiungerei anche che tra l'altro la relazione è un impegno, richiede tempo, richiede sacrifici, cioè bisogna anche essere pronti a una roba del genere, perché se uno vuole un altro tipo di roba, ok, però se uno vuole una relazione di un certo tipo, bisogna fare compromessi, insomma bisogna venirsi incontro, deve valere la pena anche per la persona che intraprende la relazione, no? Anche questo non è scontato. Non è tanto mantenerla, la noia non mi appartiene se trovo la persona giusta. Il punto è la persona giusta. Sì, sicuro ci va anche un po' di fortuna. Assolutamente. Bisogna essere nel posto giusto al momento giusto, tipo. Bisogna fare le scelte giuste. Il percorso giusto, non so come dirlo. Anche in amicizia, per farvi un esempio, una volta che si è acceso il fuoco non si spegne mai per mia volontà, al punto di accenderlo. Quello per me è veramente complesso, ma sì, ma... Anche io sono così, non sono la... ci sono persone che riescono a essere, tra virgolette, è una semplificazione però, amiche di tutti. Poi, quanto in profondità vada questa amicizia non si sa. E ci sono altre persone dove magari accendere la fiamma è più difficile, ma... è difficile anche spegnerla poi una volta che si è creata. Dipende da che tipo di persona si è, fondamentalmente. Però sai, da qualche parte c'è la persona giusta, se l'ho trovata io, Leon, ce la puoi farcela anche tu. Ma sì, ma anch'io sono convinta di questo, anche perché non sei scemo, non sei brutto, non sei scemo, cioè... Perché non dovresti trovarla? Bisogna solo portare pazienza. E attivarsi per mettere in moto gli eventi, basta. Cosa no, aspetta Iris, sullo scemo discutiamone. Ma no, dai, povero Leonida. Adesso gli dà una torta. Tieni, Leone, ecco la torta. Allora, potete farcela, amici. Sì, però adesso andate a correre. Avete bighellonato abbastanza avanti. 1, 2, 1, 2, su, su, su. Tieni, Leone, cioccolato, ecco.今度6年生に試合を申し込むって勝った方が校庭を使うんだってさっき挑戦状の代筆やらされてすごく心配試合のこともなんだけど私誤字脱字しちゃってないかって ぶっちゃけさ、どう思う？小学生の時の年の差って大きいでしょ？そうだね。そうだよ。コーチが信じてあげなきゃ。あの子たちも本気で頑張ってたし。 大丈夫。あの子たちなら勝てる。つーか、挑戦状の代筆さ、あなたにやってもらえばよかった。
もっと漢字を使っておけば。小学生に笑われたら私マジへこむよ。帰ったか。Se potessi dirti la verità seriamente, Yuko, quanto ne tenerirei? Povera Yuko. Prima hai detto che ti piacciono tutte e invece schifi Yuko. Si vede che si allenano i bambini perché l'asta del salto in alto è alta un metro. Nemmeno la saltano. Chi si siede lì improvvisamente ha voglia di cucinare, esatto. Secondo te gli piace? Secondo me no. La butto lì. No, secondo me non gli piace. Secondo me non gli piace. La schifa. La schifa tanto. Temo, kyou wa futari bun da shi, nokoru koto mo nei ka. Ii wasurete ta ga, tsukuru no wa katsudon da. Donna aji demo nokosu na yo. Shinji, amico mio, sta facendo il katsudon. Questo è mio migliore amico. Basta. Vuole sapere se Yuko ti piace o no. Perché prima l'hai schifata. Hai detto che a Yuko diresti tante cose. Quindi devo dedurre che la povera Yuko non ti piace. Anche se avevi detto che ti piacciono tutte. Mentizione vi fu. するっつったろ。いらねえなら肉はしまっとけるが、面倒だから食え。じゃあさっさとやるか。Ti garba ma è troppo diligente. Sento stridere, però vabbè. 米はもう炊いてあるから、後で丼出してよそってくれ。俺のは大盛りでな。È bravo quanto uno chef professionista? E fa anche porzioni abbondanti? Migliore amico della vita? Migliore amico della vita? Qui lo dico e qui lo dico. Shinji, anima gemella dell'amicizia. Adoro. Ti pareva che non c'era un troppo, ecco. Pensavo i capelli sono troppo capelli corti, ok. Aspetta che facciamo un quadro, i capelli le stanno bene. Ma leggiamo la descrizione del katsudon. Maiale croccante, impanatura friabile, con uovo semicotto. Potrei mangiarlo tutto il giorno, anche io. Anche io voglio mangiare un ciotolone gigantesco, gigantesco. Lo voglio, dove? Dove lo mangio? Voglio mangiare il katsudon. Non ci ha avvelenato come... No, 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 lui è bravo. Mi ricordavo sto dettaglio. Lui è veramente bravissimo a cucinare. こんくらいのもんなら練習すりゃ誰でも作れる。Pure io ho fame, me li sono fatti, sto mangiando i cracker di soia.
Questa cosa, chiunque può riuscire a prepararlo a patto di fare pratica. Ritengo che il katsudon non sia proprio un piatto facile da preparare, soprattutto per l'uovo, perché raggiungere la consistenza giusta dell'uovo non è facile. In più ti serve il mirin, che non è facilissimo da trovare, devi cuocere il riso giusto, ma vabbè, e la bistecca di maiale deve essere alta un dito, quindi te la devi prendere bella alta. E insomma, in teoria va fatta deep fried, non al forno, però si può fare anche al forno, viene un po' più leggero al forno. Spettacolare comunque come piatto, lo adoro, è uno dei miei piatti giapponesi preferiti. Peccato che non lo fanno in tanti posti, è un sacco di tempo che non lo mangio. Non era Fuka che voleva imparare a cucinare, ma andiamola da Shinjiro. Esatto, magari da cosa nasce cosa. L'ho sentito spesso nominare, ma mai visto. È quello lì, è proprio quello lì. Praticamente è una ciotola di riso con sopra la cotoletta di maiale intera, tagliata però. E di solito c'è il cipollotto e l'uovo. Buonissimo. Vedi che il Mantesso fa bene a farsi amici cuochi giapponesi di qua? Domani lo mando a prendere tutto. Ecco, perfetto. Ogni tanto la verve mantessiale porta ai risultati giusti. さて、礼は食わせてやるまでだ。片付けは頼むぜ。 じゃあな。 Shinji come me in cucina comunque. Io ho cucinato, i piatti li lava qualcun altro, per carità. Odio lavare i piatti, mi fa schifo. Shinji berretto H24. Secondo me ci dorme anche col berretto. 100%. Leonida, io non ce l'ho la lavastoviglie, non ce l'abbiamo, quindi o si lavano o si lavano. Adesso ho trovato panificio che fa la pizza al taglio buonissima, buona, si gioca con gli agitipi, ha fatto 1000 stagini, poi ha fatto il gesto di pagare, loro tranquillo, fiamo noi, la prossima volta ti prendo la teglia però, va bene, ne ha già prese 3, perfetto. Top. で、なんでまだそれ持ってんだ? Genio assoluto. Io sì, la mia lavastoviglie della marca Mantesso funziona bene, devo dire. È un'ottima lavastoviglie. Nemmeno io l'ho, la invidio tanto. È vero, è il sogno della vita la lavastoviglie. Non ho potuto consegnarlo, devi ripensarci. Possiamo dirgli che la Mitsuru ci ha sbirrato tutto, o no? ただの使いっ走りってわけじゃなさそうだな。だが復学はしねえ。お前には言っとくが、俺の体は長くは持たねえ。Attenzione,
Visto che sei tu te lo dico, non credo che vivrò ancora a lungo. Perché? Sto prendendo dei medicinali, ma non andrà avanti per sempre? Cos'ha? Questa è probabilmente la parte in cui prego per un miracolo, ma con me non ha mai funzionato. Stiamo parlando del mio corpo, lo conosco meglio di tutti, so che non c'è niente da fare, ma cos'ha? お客さんにちょ、お待ち。食えよ。伸びるぞ。無駄足させちまったようだが、楽しい思い出がそいつの人生の支えになるみてえに、てめえが起こした間違いもいつまでだってついてくる。 Io te l'ho detto, esci con il mantesso. Non sai mai cosa succede, però ci guadagni sempre qualcosa. Bere, mangiare, conosci gente, forse troppa, però è così, ecco. Ti serve il mantesso vicino. Saranno quegli inibitori? Potrebbe essere, però ha detto che non li... Quelli servono per bloccare il persona, lui combatte, quindi in teoria non li prende più quelli. Perciò si riferisce ad altro? Non lo so. Sì, ha bisogno del farmaco per tenere sotto controllo la persona, ma appunto adesso combatte. Non lo so. Ecco il motivo per cui vuole concentrarsi solo sul combattimento. Devo sfruttare il tempo che mi resta per rimediare ai miei torti. Non ho l'uso di poter fare altro. Torti che però non ci sono ancora stati spiegati. Cioè non ci ha detto mai nessuno che cosa è successo. Pensa di sacrificarsi in futuro per qualcosa. Non scordarti la promessa, devi tenere fede alla parola data. Non scordarti la promessa, credo abbia più impatto. ずけずけ言いやがる。ただ悪かね。くだらねえ気回して黙ってる奴らよりよっぽど清々しいぜ。お前が頼りにされてんのはそういうとこなんだろう。 Da quel poco che ho recuperato, lui ha un po' il terrore che il suo persona lo prevalga, per dire così. Forse continua a prenderli come prevenzione. Sì, lui era anche per questo, secondo me, che non voleva troppo tornare a combattere. Lui è tornato a combattere nel momento in cui ha saputo che Ken si era unito al nostro gruppo. Ci deve essere qualcosa lì. Ha fatto fuori qualche suo compagno o compagna. Prima o poi ce lo diranno, comunque. Oggi non mi funziona la barra spaziatrice. Sapete se il mantesso ha scritto di aver sparato alla mia tastiera? Guarda, scrive talmente tante cose sulla tastiera che boh, chissà che cosa ha fatto. Ogni tanto la getta, ogni tanto dice che la getta, ogni tanto dice che spara. Chi lo sa? Tocni Amada nante mada gaki da. Iroiro muri shiten daro. Ore ni dekiru koto wa nan demo yaru. Sono ato wa... こいつは俺が預かる。まあ、直接渡すのが筋ってもんだ。面倒かけだな。先に出てろ。今日は大ごりだ。 고소사, 간조 頼む. 에이, 마이도!
Tra l'altro non vi ho ancora letto i due documenti che ho trovato. Adesso li leggiamo. Allora, qua. Allora, ho trovato il vecchio testo 6. Vecchio testo 6. Quindi non mi ero sbagliata. Le ombre non sono nate da sole, sono nate dagli esseri umani. Se la mia teoria è corretta, raccogliere le ombre vorrebbe dire... E poi ho trovato questo, Memoria incomplete 01. Un essere che esiste tra tempo e spazio, che abbiamo chiamato ombra. Dal suo potere abbiamo creato un dispositivo che manipola il tempo. Penso alla mia prima nipote e a ciò che ne sarà del gruppo Kirijo quando sarò morto. Qui, chiaramente, è il nonno di Mitsuru, perché parla del gruppo Kirijo e parla della sua prima nipote, che non può essere nient'altro che Mitsuru. Quindi questo, secondo me, è scritto dal nonno. Probabilmente anche gli altri, allora, a sto punto. Direi di sì. E non ho di Mitsuru, esatto. Perché clero e nobiltà sono una cosa sola, ecco perché. Mm-hmm. Sei solo, Leonida, oggi, sei solo. Manipola il tempo, sì, questa cosa l'hanno detta. Che erano interessati proprio alla manipolazione del tempo, loro. Per questo li hanno catturati, facevano esperimenti. Andiamo dal nostro amico Monaco, va là. Monaco, la torre, dimmi che c'è... Ah, perfetto. Sole me l'ha accompagnato. Questo non è un problema nostro. Ok. Andiamo all'escapade. Dunque, qua. Forse l'hanno detto, ma potrei essermelo perso. Quindi le ombre sarebbero la personificazione dei sentimenti negativi delle persone, giusto? In realtà non l'hanno spiegato. Non l'hanno spiegato. Perché qui nel documento il nonno dice... Allora raccogliere le ombre è, e non specifica, dice che sono nate, nascono, non nascono da sole ma nascono dall'uomo, però non va nello specifico nel dire. Il Mantesso sarebbe l'unico che balla, ecco. Yo. Passiamo la serata con Mutaz. Anche piaciuti così. おじいちゃんにか今日はそろそろ帰ろうと思ってたんだがおめえもそこそこ来てるよなここ大丈夫かいその財政的にドリンク代とかうちはせがりにいくらも渡してなかったぜ 高校生の手持ちなんて知れてるだろうが Se poi incontro Monaco al tavolo che beve è finita. Ecco, a posto. Oh, soyu monkai. Ma saikin no gaki ha nige michi takusan kokoroete ru kara. Ushiro ni te ma aru hōhō ja nei darou na. Bezu ni kyōmi ha nai ga ne. È finita per il Monaco, ovviamente. Sugia tsuide ni kiku ga ome hoshii mon to ka anno kai? Kane dashi a kaeru mono ni shitoite na. Ai to ka warai no sensu to ka nashi da ze. Tsukuse no ningen ni a gomon datta kai? Kiku made mo nakatta ka na? Ningen no butsuyoku o shitei suru wake ja nai. 消化させれば向上心になるんだが。わしくらいになると、ああいや、おめはさ、こういうふうに考えられないかい?
楽をしたいから金稼いでるのに、なんで金稼ぐのに苦労しなきゃならんのって、一生懸命働かなくちゃならんって常識、わしには矛盾の穴ぼこだらけに見えるがね。平均的なサラリーマンの一生分の収入って知ってるかい？退職金だ失業保険だもろもろ入れて2億5000万だと。宝くじの一等賞にも勝てねえんだよな。250 milioni di yen, quanti sono in euro, bu? おめえの手持ちの話から偉いとこまで来たが、どうよ、余生の展望は開けたかい？ Tra l'altro, fun fact, in Persona 5 ero arrivata a farmare il massimo dei soldi e non mi ricordo se era 99.999.999 yen o se era 999 milioni. Però ero arrivata al massimo dei soldi. C'era un modo per farmare soldi facile e avevo farmato all'infinito. 1.5 milioni, 1.5 milioni di euro, quindi buttale via all'anno. Tantissimo. Che belli milioni già. Averli. Kinio, stanti mi si ranede. Kaimodo se nai mukani. Chi li ha mai visti, infatti, ma chi li vedrà mai, oserei anche dire. Avevo un amico ricco alle superiori? Ah, anch'io ne ho avuto più di uno. Konbanwa. Anche perché io frequentavo il liceo artistico. Il liceo artistico c'è gente comunque che di soldi sta bene. Il liceo artistico è una scuola, è un liceo costoso. Anche per i materiali. E avevo compagni, compagni che vivevano in certe ville. E nella scuola dove andavo io, nel paese dove andavo io, è un paese particolarmente ricco. Pieno di villaggi. Per me i villaggi erano quelli delle vacanze, invece lì ho scoperto che i villaggi sono questi complessi di ville o di appartamenti super fighi. Quindi molti dei miei compagni erano tra il benestante e proprio il ricco. Neanche se insegnassi per 3 vite riesco a farli. Infatti giravo uno con il cellulare nuovo ogni settimana. Lì non è così, ma va? Aspetta, i materiali del liceo artistico comunque sono costosi, eh? Tra i colori, i tipi di fogli, tutti gli attrezzi, non è una roba... Non costa poco. Intanto Pharos ci ricorda che manca solo una settimana alla prossima luna piena. Infatti si legge là, limite 7. Poi c'è il mantasso che si procurava il materiale perché, beh, si faceva amici cartolai. Ecco, io no. Dakedo, mirai toyu no wa nani ga okoru ka wakaranai. Dakara, kureguramo kio tsukete ne. Itsumo kimi o miteru yo. Lui veglia sempre su di noi. Mata aou yo. Al classico soprattutto. Attenzione. Sento la gente che parla. Nel mio quartiere c'è qualcuno che mostra i sintomi. Qualcuno anche nel mio, che paura. Alla TV dicono che non è contagioso, ma sento che è un segno della fine del mondo. Non scherzare, la fine del mondo è impossibile.
visto che da noi anche romagnolo classico o scientifico, ma va? Abbiamo già visto che qualunque numero diviso per zero è indefinito, vero? A posto, siamo ai prof di matematica. A posto, a posto. Preferivo Edogawa. Oh, non l'abbiamo fatto? Era un'altra classe? Beh, comunque, ve l'ho appena detto, passiamo oltre. Per il prossimo problema la risposta è 8. Oh, non pensate che l'8 sia proprio un numero grazioso? Quasi bello come il 9 con la sua codina ricurva. Ma è il 2. Non molti lo apprezzano, ma il 2 è grandioso. I numeri sono tutti adorabili, vero? Se lo dici tu. Infatti mi stavano sui marroni i miei compagni di liceo. D'altro canto, però, segni come la radice quadrata e il sigma hanno un aspetto molto più raffinato. Metteteli assieme ai numeri e potete esprimere qualunque concetto al mondo. Cuore, mente, emozioni sono tutte sinapsi che si accendono nel cervello, per cui si possono esprimere in numeri. Non è strabiliante cosa sono in grado di fare quelle incantevoli cifre? Non sono molto convinta, no? Non mi ha venduto la materia così. Allora, ti pareva se non avevo l'imperatore? Doppi non ne ho, vero? Aspetta, però prima sono arrivata al massimo con l'eremita, vero? Sì, quindi via l'eremita. Via l'eremita e dentro l'imperatore. Poi ho detto ai miei, voglio fare l'università, voglio diventare insegnante. Mi hanno risposto, provaci, ti possiamo aiutare noi per il primo anno, poi ti arrangi però. Il Mantesso non ha fatto l'artistico alle superiori? No? Cosa ha fatto? Ha fatto geometra, non mi ricordavo, sai? Non mi ricordavo minimamente questa cosa. Magari l'ha detto, eh. Guarda Leonida, biografo del Mantesso, che lo sapeva. Allora, intanto registriamo. Ah no, ok, niente, scherzavo. Abbiamo detto forza. No, non abbiamo detto forza, ho mandato... No, imperatore. Che forza, è forza. Allora, fatemi controllare una cosina. Missione. Ok. Vediamo se c'è qua. Sì, c'è. Però si ricorda con affetto del suo insegnante di disegno tecnico. Dice che gli ha insegnato parecchie cose che poi sapeva già quando ha fatto l'internazionale a Milano, ma soprattutto in Giappone. Sì, comunque il disegno tecnico aiuta a saper disegnare poi tutto. Mi ha narrato di creature mitologiche tipo il suo vicepreside. Benissimo. Sono Odagiri-san te. Cosa
cosa ha fatto? Sacchi, sensei ga kite Odagiri-san o shokuin-shitsu ni yobidashitan desu. Ho fatto la barista e poi la commessa in un negozio di una mia amica, la stessa che mi ha affittato una stanza. Caspita. Sensei. Che brava. Sugoku okotte da kara.妙な意地を張るな。ジャチの名前を書きゃいいだけの話だろうが。彼は生徒会長が推薦した人物です。信頼できる男です。だから被疑者リストに記載しませんでした。深夜の街を徘徊していたのを目撃した奴がいるんだぞ。お、スタノスパランドディメ。 お前の大嫌いな秩序を乱す素行不良の生徒だよな。その目撃談を疑うわけではありませんが、僕は彼を信じます。だから彼をリストには記載しません。小田切、お前はもう少し世渡り上手な奴だと思ったんだがな。あの話 なかったことにしとくから。お、聞いていたのか。Tutto sentito. そんなこと言われるまでもない。Mi sono un po' così, soprattutto i miei papà severi, si diceva una volta. Mi hanno detto che mi aiutavano solo per un anno, così hanno fatto, mi è servito però. Eh beh, sì, immagino. Immagino. Hai imparato a cavartela da sola, sicuramente. よりによって君を疑うとは、あの教師。本当に教員採用試験をパスしたのか？安心してくれ。全校生徒を敵に回しても、君は守る。 Non è stato facile, soprattutto la commessa, ti capisco assolutamente. Anch'io ho provato a farla. Aiuto. Da quel dio ho molto rispetto per i commessi. Il barista non potrei farlo mai, perché no? Perché barista no? Giana. Poi arriva gente che parla, che chiede, non la smettono più, io così, esatto. Cose troppo veloci mi stressano. Andiamo a controllare i frutti del nostro lavoro. E non possiamo andare? Un attimo. Ah, ok. Quindi scusa, devo raccogliere prima, aspetta. Fermi tutti, fatemi salvare prima. Aspetta però. Se io raccolgo passa il tempo. Proviamo. Al massimo riavvolgo. A parte che ci potevo andare con il coso. Così. Adesso posso andare da Aragaki. Ok. Oh,
patata potenziante? No, questa. Oh. この調子なら上等だな。 La barista mi sono divertita invece, testa bassa, prendi gli ordini, porti la roba e ciao, divertitevi, buona serata, se va bene prendi qualche mancia. Ecco, non fa proprio per me. Le cose veloci mi stressano, ha detto da Leon, che se non è tutto subito si stressa ugualmente, esatto. Mi piace chiacchierare e perdere tempo, come con i clienti dell'avvocato o tipi che volevano fare gli splendidi in spiaggia. Ciao Scorpion, no. Che cosa no? Come stai Scorpion? Ok, stai sì, bene bene, mi fa piacere. すんなり話が通じるから面倒がね。誰かと違って仕事するにはいい相棒だな。気まぐれで手出してみたが、たまにはこういうのも悪くね。俺みたいなやつがやっても、まあなんつうか。育ってなんかの形にはなる。 Cara e persona e... それもそうだな。 生きてるだけで腹は減る。 ちっとは足しになるかもな。 消えてなくなっちまうようなもんでも。 Aumenta temporaneamente attacco e difesa per se stessi a inizio battaglia. Bravo, che già è forte. Una marca di legumi pugliesi che ho preso se l'ama. Ah mio, oh no. Ah mio! Avrò riso per 5 minuti così come un demente. Non stento a crederlo. Sotte, corre dei tutori wattaka. Tema torasetana. Mata tsugi yarutenara tsukiyouze. E devo salutare che tra poco arriva anche l'altro affamato, sempre se non ha deviato verso l'aeroporto. Ciao a tutti, ciao Melissa, non ti preoccupare. Grazie mille per la compagnia, adesso stacco anch'io comunque. Dopo che abbiamo finito di parlare con il nostro amico Shinjiro. Buona cena. Allora, potrei salvare qui, non prima di aver controllato se ho la temperanza. Meno male. Anzi, mi vado a mettere direttamente, voglio uscire con bebè, mi vado a mettere nell'aula, qua, corridoio laboratori. Con la scarpa in arrivo tutti se ne vanno, chiaro, chiaro. Oh no, dai, non è vero. No, è che sono 2 ore qua. È ora della pappa. Ho fame, prima abbiamo visto cose buone, adesso io ho fame. Ok, allora, salvo qui. Va bene, allora, mi fermerei qui. Conosco la sensazione, ma smettila, Leone. Mi fermo qui, ci vediamo domani, sempre alle 5,
E una volta le live finiva alle 22, ma quando? Quando? Tra l'altro stasera mi sembra di aver capito che il Papero gioca quel capolavoro annunciato di Alone in the Dark, quindi io andrò a sbirciare perché sono curiosa. E niente, non so a che ora, però vabbè. Va bene, allora noi ci vediamo domani alle 17. Ringrazio tutti quanti per la compagnia. Domani arrivo subito così non fai live. Ma come no? Alle 17 in punto. Vi auguro buona serata e buona cena. E niente, addio mes amis. Adieu. Adieu. Adieu.